andando a intervistare un campione del mondo. È permesso? Buongiorno. Ma tu sei Nicola? Ma è vero che tu sei un campione del mondo? Sì. Ma stai studiando? Sì. E la vuoi fare un'intervista con noi? Non lo so, sto studiando. E vabbè, è un'intervista a Telenorba, non la vuoi rilasciare? Va bene. Se proprio devi, giusto? Ma tu a quanti anni hai iniziato a fare kart? È stato dal 2008. Quanti anni avevi? 7 anni più o meno. Nicola, per tutti i tuoi successi, per tutto quello che hai fatto, fin dove sei arrivato, a chi devi dire grazie? Voglio dire grazie a mio padre e a Pino Lotito che ha mandato avanti il suo team Muolo, che mi è stato da buona rampa. Adesso voglio ringraziare anche Baby Race, che è il mio team attuale, che mi sta facendo fare questi risultati meravigliosi. Nicola, che cosa si prova quando si guida un kart? L'adrenalina la provo sempre quando faccio i sorpassi o quando sto in curva che penso di uscire e poi non esco più. C'è un amico collega al quale sei più affezionato? Sì, Leonardo Marsella. Nicola, queste sono alcune delle coppe che hai vinto, ma per arrivare sin dove sei arrivato, quanta passione e quanta tenacia ci vuole? Diciamo che ce ne vuole tante, ci vuole anche tanto impegno, c'è bisogno anche di qualcuno che ti sostenga anche nei momenti in cui fai male delle cose o fai degli errori, non ti devono subito deprimere. Hai un mito, un campione al quale ti ispiri? Sì, sia Fernando Alonso che Sebastian Vettel. Alessia è simpatico e anche Rosberg. Invece Schumacher non mi è piaciuto il suo comportamento perché non salutava nessuno. Domenica scorsa l'emozione più forte, la finale, dove hai vinto e sei diventato campione del mondo. L'emozione è stata bellissima quando ho teso il traguardo prima nella finale. Me la sono dovuta sempre giocare con i migliori. Ho fatto il terzo con meno penalità assolute e sono riuscita a giocarmela bene, tal punto di vincere. E vai, campione del mondo! Ma come fai a conciliare lo studio con le gare, visto che tu il fine settimana sei sempre fuori? Voglio ringraziare i miei genitori che mi hanno permesso di fare questo sport e ho fatto anche un patto con loro dove dovevo fare sempre tutti i compiti che per il lunedì, e volevo ringraziare anche il mio amico Alarico perché lui ogni volta si ferma all'uscita della scuola e mi dà i compiti. Voglio ringraziare anche il mio preside e i miei professori ovviamente perché mi sopportano sia quando sto a scuola che quando non ci sto. Ma tu dove vuoi arrivare? Io voglio arrivare in Formula 1. I know that you don't know it, but you find so.